Propagine di Sveglia Trieste, propagine appendice di Sveglia Trieste, oggi è giovedì, Sveglia Trieste attualità, staremo insieme dalle 9:03 minuti fino alle 9:30 circa e il nostro ospite oggi è Fabio Tujak, grazie Fabio di essere venuto a trovarci. Allora, Fabio Tujak, pugile? Sì, grazie a tutti, buona giornata. Io infatti sono entrato alla ribalta proprio dopo un mio match, una sconfitta, ero campione d'Italia dei pesi massimi. Il 13 giugno ho perso il titolo italiano in casa del mio avversario. Sinceramente non è tanto sportivo dirlo, immagino che se lo facevo in casa mia forse il match sarebbe cambiava stato un pochettino. Però è così, succede ai calciatori, alle squadre di calcio quando non vanno a giocare fuori che hanno tutte le difficoltà e stessa cosa è successa a me. Dopo il mio match, deluso, sfoglio il piccolo e mi accorgo, vedo quella situazione dei topolini e la scrivo su Facebook, così in modo scherzoso, però è stato molto seguito. Detto, qua si vede che per la box io non c'ho abbastanza tecnica, son più roba da strada, adesso mi prendo e vado a liberare i topolini dai bulli. E tutti, bravo, vai! ovviamente era con toni spiritosi. Allora, visto il grande seguito, tutti quanti, dai, fa qualcosa, così, l'ho messa bene. E ho detto, troviamoci domenica, così la mattina, tutti quanti, diamo un segnale di legalità, di giustizia, io verrò armato della mia cattivissima moglie incinta, dei miei bambini, e diamo un segnale che i topolini, il decimo topolino, insomma, è di tutti quanti, possiamo andarci anche noi. Scusa, mi sono dimenticato, c'è un numero di telefono a cui potete chiamare per intervenire, eccolo qua, 040 31 39 93, quello di prima, per dire la verità, quindi se avete delle cose da chiedere o delle riflessioni, noi siamo in attesa. Ci ho detto, chiedo scusa dell'interruzione, però c'è una cosa. Questa iniziativa, no? Nasce, diciamo così, non voglio dire per scherzo, perché poi tutte le cose... Dopo si è fatta sempre più seria, ecco, la cosa dire. È andata quasi per caso, ma io mi sono fatto portavoce, ma il malcontento è stato della gente, dei triestini, così grande che dopo è andato tutto avanti da solo. Non, io ho il piccolissimo merito che ho detto la mia per primo, ma in verità è il merito dei cittadini che tutti quanti sono così stufi che vogliono solo sicurezza, perché questo chiediamo, insomma, la manifestazione prima ai topolini che poi per un po' dopo più avanti alla prefettura, quella di sabato, sì, l'altro, sì, del scorso sabato, era solo un garantire, un chiedere maggior sicurezza per tutti quanti, per noi onesti cittadini che... Ecco, facciamo un altro discorso e poi affrontiamo anche un aspetto della cosa che è venuto fuori, che peraltro tu mi hai anche raccontato. Quando si parla di richiesta di legalità, di richiesta di sicurezza, eccetera, no? Molto spesso non ci rendiamo conto se per esempio non abbiamo figli o se non abbiamo amici che hanno figli di una certa età, non ci rendiamo conto effettivamente di che cosa significa ormai. Per esempio, io andavo come tutti quelli della mia generazione al bagno ai topolini quando avevo 11, 12, 13 anni, eccetera. E adesso i nostri ragazzi non possono più farlo. Andavo in relativa sicurezza, non c'era grossi problemi, eccetera, e a casa, insomma, stavano abbastanza sicuri. Un per quello che può essere anche la tua esperienza, o anche se conosci amici che hanno queste che ti raccontano magari queste cose, eccetera, non deve essere semplice adesso gestire un ragazzino di 12-13 anni, eccetera, che ha voglia, giustamente, perché a 12-13 anni incominci anche a sentirti un ometto, eccetera, quindi hai voglia di
emanciparti un pochettino dalla famiglia, eccetera. A maggior ragione sei una femmina, immagino. Ma infatti io ho parlato prima di tutto da genitore. Mio figlio, insomma, fra poco fa 11 anni, ancora non va ancora in giro da solo, insomma, sappiamo sempre dov'è, ovviamente, però magari a 14-15 anni, giustamente, che vorrà... Sì, dietro l'angolo, andare, eh. Sì, infatti, passa in un momento che dovrà andare al decimo topolino da solo. Ho pensato, qua non può andare per colpa, anche se no prende le botte. E poi hanno tutti sminuito il problema, ma in verità dopo che mi sono fatto portavoce, tramite Facebook mi ha scritto così tanta quella gente, da ragazzini appunto di quell'età là, per farmi i complimenti, grazie che ti sei fatto portavoce, abbiamo paura, ragazzine giovanissime, e io gli ho detto ma senti, non devi dirmi a me quello che ti sta succedendo, le tue paure, sei andata a denunciare, perché la prima cosa che dico, che bisogna fare, insomma, non sono Batman, mi sono fatto solo portavoce, sono un umile portuale, pugile, ma vai a denunciare, fai... E ho detto, ma sì, ma siamo andati, però... con i genitori, così, però no, la polizia dice che ha le mani legate, che se non sono presi sul fatto, se è difficile. Non do la colpa alla polizia, che sono qua a Trieste, siamo anche maggiormente forniti rispetto ad altre città, siamo fortunati, però purtroppo se non c'è la certezza della pena, se anche a parte che le leggi sono fatte male, devi prenderli sul fatto, e se li prendi magari il giorno dopo sono fuori che fanno la stessa cosa, perché tanto non ne frega niente. E quindi sì. non so, ho stufo leggendo che dopo i topolini c'era ogni giorno una, ogni giorno leggevo qualche problema dalla ragazzina che potrebbe questo essere di Barco, che potrebbe essere mia figlia fra qualche anno, no? Che immagino, sono venuti i brividi pensare, il papà giustamente se arrivava faceva la stessa cosa che avrei fatto io, li avrei riempito di botte, così, ma cioè, qualsiasi papà al mondo, se vedi un uomo che mette le mani su tua figlia, non devono succedere. Sai, mi pare che anche se non mi sbaglio tua moglie è amica del ragazzo, che ragazzo insomma 35 anni, si è detto anche sui sì, termini. Sì, beh, quello era un altro episodio. Mi sono mosso proprio per il presidio davanti alla prefettura, proprio il giorno che è uscito sul piccolo della vicenda di Raul, picchiato da quattro stranieri. Per niente, futili motivi, non se lo meritava. Io lo conosco perché ha lavorato con me tanti anni fa. Mia moglie invece leggeva il giornale, io ancora dormivo, ho lavorato la notte, ricordo che sono un portuale, le stava leggendo e piangeva disperata, perché dietro i toni del piccolo sembrava che, cioè, danni ne ha avuti, però sembrava che restasse cieco. Lei è cresciuta con lui, hanno fatto un'infanzia assieme, era disperata. Allora ho lanciato il mio appello, ho detto: cosa facciamo qua, siamo stufi, qua è uno schifo. E allora ho lanciato l'appello, troviamoci davanti alla prefettura, lo so, sarà poco, non basterà così, però sensibilizziamo la gente. Quando siamo arrivati davanti alla prefettura... Questo sabato l'altro, no? Sì. Che, il segnale deve essere ai nostri politici, a chi comanda, ho detto, davanti alla prefettura, perché chi comanda le forze dell'ordine, no? Ho pensato io, perché non posso neanche dare la colpa a chi fa il suo lavoro, che farà il meglio di sé, immagino, farà per passione, farà come per me, fare il pugile, ti impegni... Però se no i risultati non arrivano, andiamo più su e fate qualcosa. Andiamo da chi comanda le forze dell'ordine. Però qua è sempre peggio, ho visto anche se vengono presi, vengono rilasciati il giorno dopo. Quindi sì, la questione della certezza della pena. La certezza della pena, forse...
Non so neanche a questo punto se ho fatto bene ad andare sotto la prefettura, perché qua bisognerebbe andare sotto il Parlamento e cambiare le leggi, ma io umile portuario cosa posso fare? Intanto che si sveglia chi di dovere, ecco. Di fare il massimo per tutelarci e difendersi. Poi purtroppo se anche vengono presi non gli fanno niente, sono fuori a fare le stesse cose il giorno dopo. Non so che dire. C'è un altro discorso che è collegato a questo, no? Tu mi raccontavi che in alcune circostanze, non so se su Facebook, perché poi bisogna anche sottolineare come molto di questo parte da Facebook, quindi sì. anche in questo caso si assiste è una piccola rivoluzione, no? Perché questo tipo di iniziative vengono appunto rese note, si viene convocati attraverso... Beh, davanti alla prefettura e il presidio eravamo 200 persone senza... hanno messo un trafiletto sul piccolo di due righe, qua non c'è, a differenza di Topolini che è stato molto pubblicizzato, che addirittura è finito sul TG nazionale, è venuta una troupe da Roma per intervistarmi, da Canale 5, Corriere della Sera, pazzesco, ho detto incredibile, cosa ho fatto, ma invece questo qua davanti alla prefettura è passato inosservato ed è mandato avanti solo tramite Facebook, e comunque c'è stato un buon seguito, perché portare 200 persone in piazza di sabato così non è stato facilissimo, tutti bravi, onesti cittadini, chiedevamo solo legalità, c'è stato, ho detto se c'è qualche straniero che perché qua dopo fanno subito a attaccarti come razzista, ecco, qua volevo arrivare. Non lo sopporto, no? È venuta una ragazza, ma sarà stato più di uno perché ho stretto tante mani, una ragazza ha detto sai io sono serba ma sono da tantissimi anni ormai qua a Trieste, mi sento triestina come voi, voglio legalità, perché chi si comporta male, che fa lo straniero che viene qua a Trieste, in Italia, che si comporta male, loro sono i vari razzisti che danneggiano tutte la maggior parte di brave persone che lavorano e si comportano come me, perché il ragazzo kosovaro che ha pulito le scritte dagli scogli, lui come tantissimi altri, non lo sento diverso da me, se lui è da tanti anni in Italia, ha una bella famiglia, così, un buon lavoro, una ditta che funziona, paga le tasse, è un cittadino, tanto dei capelli, bravo, bravo, bravo ragazzo, gli ho stretto la mano, lo considero come me, ma però fatto sta, io gli dico il giornale e vedo che ci sono troppi casi di stranieri, qua tanto che sto attento su Facebook ad usare le parole, perché subito tutti danno del razzista. E ho detto, spero che questa volta sia un italiano che ha delinquere, perché sennò qua tutti mi mettono in croce, ma questo io non è che posso darvi neanche dati statistici o meno, però quello che leggo è ogni giorno una e la maggior parte però sono avevi messo in conto la possibilità poi appunto che queste iniziative venissero in qualche modo accusate di razzismo eccetera ma come, io non me le aspettavo, io non pensavo che potesse succedere così, appunto non sono un politico, sono un portuario, mi hanno detto quando sono andato a denunciare la manifestazione, guarda che sei diventato un personaggio politico, no? anche se sei un portuario, no? Però tutti ti ascoltano. Quindi stai attento che ti stai mettendo contro anche tanta gente, quella che tanti ti fanno i complimenti ma anche tanti che la pensano l'esatto opposto di te, possono crearti problemi. Non è quello che mi manda avanti, però che mi riempie d'orgoglio, e che magari succede per strada, mi ferma la signora che potrebbe essere mia mamma, che mi fa i complimenti e dice bravo, che ti dai da fare,
ho comunque tanti altri genitori, così come me, persone che mi dicono brave, brave persone, che mi fermano, mi riempiono d'orgoglio e mi stimolano a continuare su questa strada. Ho ricevuto qualche, purtroppo, anche tante critiche, fra più complimenti, però anche qualche critica. È successo che magari un collega che so che è schierato da più a sinistra ha smesso di salutarmi e ha detto ma scusa, ma cosa ti ho fatto? Ma tu sei un razzista, ma cosa? Tutti questa scusa del razzismo, che tutti hanno il razzismo, ma cosa ho fatto di razzista quando chiedo legalità? Però non so, qua mi sembra che qua in Italia questa scusa del razzismo ci stanno fregando un po' tutti, qua si sta mettendo male, perché siamo quasi sta diventando razzisti all'incontrario, razzisti verso gli italiani, non verso le brave persone. Ho detto, sa, lo ripeto, c'è gente come Casovaro che ha pulito, il ragazzo Casovaro che ha pulito le scritte, come posso considerarlo diverso da me? È un bravissimo uomo, ha mio coetaneo, ha due bellissimi bambini che si sono messi a giocare con i miei, e boh... Voglio dire, nel tuo percorso, peraltro molto rapido, perché insomma al 13 giugno diciamo c'è stato questo combattimento. Sì, è successo dopo il match. Ecco, sì. Diciamo che in due mesi, no? In due mesi circa. Immagino anche che qualche politico ti abbia già sondato, eccetera, o non è ancora successo? Beh, diciamo che un po' tutta la destra cittadina, un po' sì, ma politicamente forse perché l'unico che seguo già da tempo, che mi ispiro a lui, che sono affascinato da quello che dice Salvini, così a livello nazionale, così, che è l'uomo nuovo della destra italiana. Anche lui l'ho visto in foto con magari lo straniero perfettamente integrato che lavora, così, e dopo però dice anche cose che per molti possono sembrare razziste, però io non riesco a trovare il razzismo, perché è lo stesso discorso che vale per me, che dico io, deve essere giustizia per tutti quanti, perché se no voi con questa scusa di tacciarti di razzismo mi sa che ci state fregando un po' tutti quanti, no? non è chiedere legalità, non vedo dove ci sia razzismo nel chiedere legalità. E però purtroppo gli episodi di cronaca, io che leggo il piccolo, vedo questo, ogni 10 c'è un italiano, ogni 10 articoli, così. Io non so i dati statistici che non posso darvi i numeri esatti, però io vedo troppi stranieri. La soluzione non so, cioè, io so che se devo andare in alcuni paesi guardano anche la fedina penale, che deve essere tutto in regola. E qua magari viene gente come l'afgano che non si sa niente di lui, magari era uno stupratore, così. Che poi saranno tantissime brave altre persone che saranno. Però bisogna sapere chi abbiamo qua. Mi viene in mente, tornando alle box, c'è Floyd Mayweather, che voi non saprete chi è, ma è il pugile più importante del mondo adesso, e anche lo sportivo più ricco del pianeta, più dei vari calciatori, così, un americano di altissimo livello, e lui doveva andare per affari in Australia. Pensate che lui è lo sportivo più ricco del pianeta, quindi c'aveva un seguito di gente, ci avrebbe lasciato in Australia qualche milione, avrebbe fatto affari incredibili, però non era lasciato entrare perché aveva una denuncia per violenza domestica di tempo prima. E quindi gli australiani non potevo... su ste robe qua, sì, ma da quello che ho capito, anche se noi andiamo in America, in Canada, così, e qua invece vale tutto. Australia e Canada sono i più, per il momento, i più duri. C'è una telefonata, sentiamo. Buongiorno. Buongiorno, prego.
Una cosa privata verso il signor Turia, che mi complimento per quel che fa. Prego. Non ho mai avuto occasione di conoscerti e ti fa una roba bella. Che mi segui? Sì, 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 no. Senti, prego. Ecco, e ho avuto occasione di essere qua, parte della sorella fino agli ultimi giorni. Sono la mamma di Paolo. Un grande abbraccio, grande, grande. Ok. Mamma di Paolo, non so se ti dice qualcosa. È la compagna di tua sorella, di punta. Ah, oh, sì, sì, ok. Grazie. Tante. Ciao, Stella. Grazie. Ok. Ho ricevuto. Adesso me... Vabbè, non c'è nessun problema, figurarsi. Se parli Triesti, rispondi Triesti. Ho ricevuto così tanti complimenti da appunto signore, così che potrebbero essere mia mamma, che mi riempiono di orgoglio, che sono forse le persone che più ci tengono la sicurezza, perché magari si ricordano che Trieste era una città tranquilla e sicura. Se del resto io non avevo nessun problema ad andare ai Topolini, anche il 10° Topolino era sempre stato forse quello più per gli adolescenti che si butta in acqua così, però non c'è mai stato nessun problema di botte o roba del genere. Sentiamo quest'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, sono Maurizio. Prego. Premetto che vi seguo da montagna, quindi ho un po' di ritardo perché sono in streaming sul vostro sito. Okay. Quindi non so se è già stato affrontato l'argomento. Volevo dire semplicemente una cosa. In merito al, diciamo, al confronto un po' politico tra idee di Tujak e Salvini, secondo me tante volte il problema della Lega Nord può essere rappresentato dal fatto di come vengono esposte le proprie opinioni. Quindi io quello che trovo in Fabio Tujak è una grande sensibilità, cose che magari forse ogni tanto possono mancare ai leghisti. Questa è la mia opinione, quindi mi chiederò magari anche a Tujak cosa ne pensa. Poi, merita il discorso invece dei numeri. Era stato compilato un volantino per un'occasione della manifestazione della prefettura in cui si diceva che a fronte dell'8% di residenti stranieri, carcerati stranieri sono il 32% del totale. Questo è chiaramente un numero molto semplicistico, cioè sono conscio che non vada affrontato in questo modo l'argomento, però sicuramente è un fattore a mio avviso indicativo, quindi volevo chiedere anche cosa ne pensa Fabio Tuia. Ok. Grazie anche per seguirci in streaming, come si dice. Abbiamo due cose allora. Beh, questo di come si espongono le proprie opinioni, eccetera. Sa, io appunto che ho letto un po', che guardo, ho visto un po' di Salvini, quello che dice. Io qua magari tanti vedono solo il razzismo, io magari ci vedo solo legalità, ognuno è libero di interpretare il messaggio come la sua persona. Si vede che io vedo così, e per me io ho trovato solo legalità. Se qualcuno ha con i paraocchi ha altre idee, magari vede odio e violenza e quant'altro. Facciamo così, sentiamo ancora questa telefonata, poi dopo eventualmente torniamo sulla seconda parte della domanda. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Tanti complimenti a Tujak e auguri per la sua famiglia. Non si sporchi le mani con questa gente che non merita, mi creda a me. Grazie. Guarda, io farei una cosa, no? Pulita, che mi tacciano di razzismo, quello che vogliono me ne frego, no? Loro sono ospiti a casa nostra, devono comportarsi bene perché sono fuggiti da una guerra, noi li abbiamo accolti e vengono a farci la guerra a casa nostra, no? Allora una cosa, una raccolta firme, come fa l'Australia, impacchettarli tutti e rispedirli a casa sua, perché abbiamo già la nostra delinquenza in Italia, e con questi altro. Devono essere cacciati via e non rovinare i nostri giovani come te. Ok, grazie signora, siamo anche un po' in chiusura, per cui per questo sono anche un po'.
Torniamo sui numeri forniti dall'altro spettatore, che dice appunto su una popolazione straniera residente, credo in Italia, dell'8%, il 32% dei carcerati è rappresentato da stranieri. I numeri poi si leggono come si vuole. Sì, insomma. Io infatti non ho voluto tirare fuori i dati statistici, perché appunto sono una persona semplice, non li conosco, parlo più col cuore, per passione, come su ring. Se i dati sono questi, mi sembrano che siano abbastanza allarmanti. Ho sentito anche di peggio, così, però dati puoi sentire di tutti i tipi, quindi sembra che il problema degli stranieri, bisognerebbe fare maggiori controlli, che appunto chi, come ha detto anche la signora, chi che si comporta bene, lavora, ma come penso che fanno in tutto il mondo, credo, no? Chi si comporta bene, può restare, chi fa delinque, fa solo che danni, che resti pure a casa sua, che insomma no, non abbiamo bisogno. Dopo ogni tanto succede che ogni tanto leggo sul giornale che c'è anche qualche italiano che compie, perché ormai siamo in Italia, e così e finalmente qualcuno, vedi anche gli italiani, così, sì, hai ragione, purtroppo anche non tutti gli italiani sono santi, tanti stranieri invece sono bravissimi, però la percentuale, io che leggo un po' il piccolo, così vedo che troppi episodi, basta vedere gli ultimi qua, i locali erano sempre impregnati stranieri, c'erano anche gli italiani, ma gli italiani erano le vittime, purtroppo. Allora, siamo in chiusura, io ringrazio Fabio Tujak per essere stato nostro ospite. Grazie. Complimenti per questo impegno, insomma, poi dopo, voglio dire, quando uno porta avanti le proprie idee in maniera tranquilla e in ogni caso propositiva, merita di essere seguito e merita anche di essere complimentato.